Buongiorno a tutti, sono Gabriella Cusella, docente di anatomia umana, responsabile della collezione anatomica conservata presso l'Istituto. Come sapete, il Comitato Unico di Garanzia e il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pavia hanno varato il progetto Passato, Presente e Futuro delle Donne nella Scienza. Ora, nell'ambito di tale progetto, come anatomista e responsabile della collezione anatomica, che comunque fornisce il sistema museale, ritengo doveroso ricordare oggi una figura che è eccelsa. E mi riferisco ad Anna Morano, la cui biografia è illustrata nel libro che ho qui nelle mie mani di Rebecca Miss Parker, libro che è appunto una biografia di questa donna che ha rappresentato un'eccezione nella sua epoca e devo dire un'eccezione nella storia dei ceroplasti. Infatti, già dalla copertina si nota come la Morandi raffiguri se stessa in quella che è un autoritratto in cera, di fatto, autoritratto che è ancora visibile insieme alla maggior parte delle sue opere nel Museo di Palazzo Poggi a Bologna, ed è un orgoglioso autoritratto in cui lei rappresenta se stessa nell'atto di dissezionare niente poco di meno che appunto un encefalo, che è la parte, l'organo più complesso e anche più nobile del corpo umano. Come già il professor Mazzarello ci ha ricordato la scorsa settimana, non era facile alla fine del Settecento per una donna farsi strada nella società e diventare famosa, anche perché alle donne mediamente era impedito accedere agli studi e soprattutto non potevano esercitare le professioni. Però nel 1740 Anna Morandi aveva sposato Giovanni Manzolini e Giovanni Manzolini era inizialmente allievo e poi se ne distaccò dell'Elli, che è il più famoso ceroplasta bolognese, che diede appunto vita e inizio alla scuola dei ceroplasti bolognesi. Quindi l'Anna Manzolini, oltre ad essere moglie e madre, lavorò insieme al marito e lavorò sia dissezionando corpi veri e offrendo agli studenti di medicina e anche a chirurghi delle perfette dimostrazioni anatomiche, sia facendo delle perfette, altrettanto perfette, copie in cera degli organi. Si concentrò soprattutto sulla produzione degli organi di senso, ma anche su preparati dell'apparato locomotore, su preparati di utero gravidico e sullo sviluppo degli embrioni, che erano tematiche un po', diciamo, poco esplorate al tempo, per le quali c'era bisogno di preparati tridimensionali che consentissero appunto agli studenti di medicina di far pratica. Si dedicò anche allo studio dell'apparato genitale e in questo caso ci furono purtroppo anche commenti piuttosto piccanti e totalmente inopportuni perché appunto si era prodotta anche nella riproduzione in cera dell'apparato sessuale maschile, cosa che ovviamente aveva suscitato un po' di polemiche. Quando lei aveva 41 anni diventò vedova. Quindi suo marito morì e lei si ritrovò con due bambini piccoli di 10 e 6 anni e si ritrovò a dover portare avanti l'azienda di famiglia completamente da sola. Continuò a gestire il laboratorio di ceroplastica, a fare le sue dimostrazioni anatomiche, ma a questo punto viene fuori una tematica che ritroviamo anche nel mondo d'oggi, cioè il vitalizio che le venne riconosciuto come appunto dimostratrice anatomica nell'ambito della città e dell'Ateneo di Bologna, era in realtà molto basso ed era, per darvi un'idea, pari ad un quinto di quello che veniva riconosciuto al collega del marito e ex maestro del marito, Ercole Lelli, che era 5 volte superiore. Di fatto però che cosa accadde? Che la Anna Morandi a questo punto si ritrovava con 2 figli e uno stipendio troppo basso per riuscire a portare avanti la sua attività e la sua famiglia. Quindi fu costretta a mettere il figlio più grande in orfanotrofio, il figlio più grande che poi venne addirittura adottato da una ricca famiglia bolognese e perse il cognome del padre. E sempre più indigente, ad un certo punto dovette fare buon viso a cattivo gioco, vendere la sua intera collezione di preparati in cera, che comprendeva anche i busti, il suo busto e il busto anche dell'amato marito, in grandezza praticamente naturale, le 100 preparazioni in cera, che erano le copie delle dissezioni dei cadaveri, nonché tutto lo strumentario che utilizzava per le dissezioni anatomiche, ma anche per la produzione delle statue in cera,
e finanche la collezione di biblioteca, quindi tutti i testi anche antichi, che aveva sull'anatomia stessa. Ora, quindi, questa storia finisce tristemente perché questa donna, purtroppo, verso la fine della sua vita, dovette di fatto continuare a vivere facendo delle dimostrazioni anatomiche a favore di studenti e chirurghi e altri docenti, ma queste dimostrazioni le doveva fare sui propri preparati che erano diventati di altri. Ma evidentemente la Morandi aveva una grande resilienza e capì che per continuare a vivere doveva lavorare, per garantire anche un futuro all'altro suo figlio doveva sacrificarsi e lo fece. Infatti i figli comunque rimasero attaccatissimi alla madre, che ricordano appunto come una madre, non come una dissezionatrice o una professionista. Tutto questo però ci dice due cose, che appunto i ceroplasti erano un po' considerati a metà, cioè non erano considerati dei docenti, erano considerati degli artigiani che rifacevano, che riproducevano il corpo umano per certi versi, che lo facevano in modo più artistico. E per una donna certo non era un mondo facile, perché era un mondo di uomini, era un mondo di docenti universitari, lei non aveva fatto una carriera accademica, ma soprattutto era un mondo da anatomisti, che significava avere a che fare con il corpo umano. Quindi spero che a questo punto vi sia venuta la curiosità di capire che cos'è un istituto di anatomia e che cosa c'è dentro. Soprattutto vorrei suscitare la vostra curiosità, perché poi, appena sarà possibile riaprire, non solo agli studenti che di solito ospitiamo in quest'aula per le lezioni, ma anche al pubblico, spero vivamente che verrete a trovarci. Intanto vi accompagno per un piccolissimo tour. Ma anche in realtà qualche reperto più antico di conservazione in formalina.
I non plus ultra però dello studio dell'anatomia al giorno d'oggi sono gli atlanti 3D, quelli virtuali, e poi questi fantastici tavoli anatomici. Sono onorata di poter utilizzare uno strumento del genere. È una grandissima opportunità per gli studenti dell'Università di Pavia, anche perché al momento la possibilità di vedere delle vere e proprie dissezioni è presente solo in alcune università italiane. Non posso poi nascondere un moto di orgoglio nell'essere stata tra i primi a imparare ad usarlo. Devo dire che sono stata piuttosto fortunata, non mi è mai capitato di ritrovarmi in situazioni del genere, però so che è ancora abbastanza comune la mentalità per la quale le donne siano portate per la tecnologia. Già mi immagino i contemporanei di Anna Morandi quando si resero conto di questa donna che svolgeva praticamente un lavoro da uomo, anzi con delle capacità superiori a quelle del proprio marito. È probabilmente l'espressione che facevano è la stessa che fanno adesso quando vedono una ragazza muovere velocemente le mani su una tastiera o su un touchscreen. Penso che questa concezione rimanga insita anche nell'educazione che si dà da bambini. Personalmente mi sono appoggiata alla tecnologia con dei videogiochi e spero che per i ragazzini di oggi le cose siano cambiate, però ancora nella mia generazione i videogiochi erano considerati qualcosa da maschi. Ecco, io penso che sia arrivato il momento di far entrare nella concezione comune che le donne non solo non sono estranee alla tecnologia, ma possono anche essere portate, soprattutto al giorno d'oggi dove abbiamo letteralmente a portata di mano qualunque tipo di dispositivo multimediale. E se mai aveste voglia di farvi insegnare da una ragazza come si utilizza un tavolo anatomico digitale, siete benvenuti nel nostro istituto di anatomia.